Ma perché è un argomento particolarmente interessante che riguarda un po' una manifestazione necessaria e importante che non tutti conosciamo per niente, ed è quella dei dati personali, di questa acquisizione di dati in favore dell'amministrazione pubblica ma anche dei privati. E perché è argomento di cui sentiamo parlare giornalmente spesso, diciamo di solito quando si parla di qualcosa di segreto. Invece, siccome l'intelligence non è soltanto questo, ma è qualcosa che riguarderà tutti noi nel futuro sempre di più, noi abbiamo inteso avere qui da noi uno dei massimi esponenti allo Stato di questi argomenti, ed è Mario Caligiuri, ben noto anche per altre cose, perché è un politico, è un po' un tuttologo, è uno che ha creato una struttura a Sofferia Mannelli straordinaria, un posto dove tutti vorremmo magari passare la nostra pensione. Io l'ho detto anche a lui, ma è particolarmente interessante l'approccio che ha Mario Caligiuri con questo argomento, che è un argomento assolutamente difficile, complicato, però sicuramente molto interessante. Oggi sicuramente ci svelerà una serie di cose che noi non conosciamo, perché noi quando parliamo di intelligence pensiamo magari soltanto ai servizi segreti o a cose a noi estremamente distanti. Invece vedrete che l'argomento è interessante e riguarderà tutti noi. Perché purtroppo Mario, l'avvocatura, in questo momento tu ben sai, vive un momento particolarmente difficile e complicato. Questo momento poi lo vivo a mia volta quando parlo con i giovani colleghi che fanno i giuramenti e ai quali non riesco ad infondere tutta la tranquillità e la serenità che vorrei, ai quali vorrei infondere, che vorrei infondergli, perché purtroppo la situazione è obiettivamente molto complicata. Allora, partendo da questa unità dell'avvocatura e continuando il percorso che abbiamo iniziato un po' di tempo fa, cercando di lavorare anche noi in questo senso, e abbiamo anche l'Ordine di Lamezia ha lavorato alla stesura di questa mozione unitaria e al progetto di questa riunificazione dell'avvocatura. Noi continuiamo poi a fare questi eventi formativi che hanno spesso un taglio molto tecnico, ma come oggi, per esempio, hanno un taglio colloquiale interessante che a noi piace molto e al quale l'avvocatura ama partecipare. Parlare con Mario Caligiuri significa non parlare solo ed esclusivamente dell'argomento, poi lo vedrete, lui è uno che spazia, si muove intorno agli argomenti. Io l'ho ascoltato molte volte con molto piacere, per cui vi invito ad ascoltarlo. Adesso lui si preoccuperà perché pensa che io dica chissà che cosa di particolare, però Mario è quello che ha fatto rivivere alcuni posti. Come tutti conoscete, per esempio, Soveria Mannelli. Io dicevo l'altro giorno in un colloquio con lui che Soveria Mannelli è il posto dove io amerei passare la mia vecchiaia. Gliel'ho detto perché è obiettivamente un posto che lui ha rivitalizzato in una maniera straordinaria, e partendo da lì, quando giovanissimo, credo il più giovane sindaco d'Italia, fece una serie di cose straordinarie, tra cui informatizzare totalmente un'intera comunità. E altre questioni molto importanti che non sto a dirvi perché il suo curriculum che io ho avuto, ma è molto difficile da raccontarvi, da spiegarvi, perché sarei qui a fare io la relazione invece che lui, però è persona che si è sempre occupata di argomenti molto particolari. Oggi con l'intelligence vedrete, ci farà entrare nei meccanismi di questa struttura in maniera assolutamente interessante, però dico, lui è uno che partecipa anche con molto piacere alle conversazioni, quindi se voi voleste durante la conversazione, ma soprattutto alla fine, fare qualche domanda, io sono sicuro che rimarrete molto soddisfatti. Allora, sull'attività politica di Mario non dico nulla, io amo parlare di Mario, della sua attività da studioso, da uomo di cultura, e questo lo conoscete un po' tutti, lui è stato assessore alla cultura, lavora e insegna in università pubbliche e private e soprattutto tiene questo corso sull'intelligence che è da tanti anni che riscuote un grande successo. Io dell'intelligence naturalmente non parlerò perché è argomento non semplice e del quale lui sicuramente parlerà molto molto meglio di me. Volevo però spiegarvi il personaggio perché, oltre ad essere un mio caro amico, è persona che va ascoltata con assoluta attenzione e con piacere. Io lascio a lui la parola subito e mi vado a sedere comodamente per ascoltarlo con il piacere di sempre. Grazie. Bevilacqua è sempre un gran signore, è sempre garbato, sono molto contento di essere qua insieme con voi per una pluralità di ragioni, ne dirò qualcuna. Prima di tutto ringrazio Antonello per l'invito. C'è anche l'Istituto De Fazio,
che è un istituto che fa cose interessanti e importanti all'interno di questa comunità. Diceva prima Antonello dell'educazione civica. Dato che nulla succede per caso nella magia del mondo, quest'anno sono i 100 anni della nascita di Aldo Moro. Ora, di Aldo Moro parlerò sabato prossimo, di questa settimana, al festival che Vittorio Sgarbi ha organizzato a Padova, Babele a Nord-Est, dove parlerò di Moro e l'intelligence, perché Aldo Moro ha utilizzato in maniera straordinariamente efficace lo strumento dell'intelligence. Ma Moro, prima di diventare Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Segretario della Democrazia Cristiana, Presidente dell'Assemblea Nazionale dello Scudo Crociato, era stato Ministro della Pubblica Istruzione. E da Ministro della Pubblica Istruzione ha introdotto lo studio dell'educazione civica nelle studie, nelle scuole del nostro Paese. Poi sono anche particolarmente contento di stare qui insieme con voi, perché ci sono delle presenze di amici di Lamezia che hanno segnato profondamente la storia di Soveria, come il professore Gigi Matalaro all'ospedale e Don Antonio Brando nel suo ministero parrocchiale. Allora, parlerò stasera di intelligence e magistratura, che non è un tema eccentrico, è un tema che ci riguarda estremamente da vicino, e vedremo perché. L'intelligence è un tema di grande fascino, di straordinaria attualità, ma anche di interessante riflessione dottrinale, giuridica e politica. Eppure, finora, questo argomento così importante, come cercherò di spiegare, è stato poco esplorato, perché si inserisce nel tema caldissimo dei rapporti tra politica e magistratura all'interno del nostro Paese. La magistratura è da almeno un quarto di secolo al centro del dibattito e delle polemiche politiche e culturali del nostro Paese. Così come l'intelligence, oggi è un argomento di straordinaria attualità e visibilità, essendo fuoriuscito da un cono d'ombra dove è stato relegato per tanti anni. E, come è noto, grandi e clamorose inchieste hanno distinto e segnato profondamente l'evoluzione politica del Paese, coinvolgendo direttamente l'intelligence, come poi vedremo. Oggi non c'è telegiornale o quotidiano in cui non si parli di intelligence, dopo i fatti di Charlie Hebdo, cioè da gennaio del 2015. Si invoca l'intelligence come strumento fondamentale per contrastare il terrorismo. E così, per una certa misura, come vedremo, vale anche per la criminalità organizzata. Ebbene, però, finora si dimentica che l'intelligence è stato per decenni considerato il luogo dell'ombra per eccellenza, un luogo oscuro dal quale stare prudentemente alla larga. Ebbene, il livello invece è diverso. Qual è la premessa? L'intelligence e la giustizia, insieme alla magistratura, si inserisce nell'ambito di una serie di dinamiche, almeno quattro. La prima è quella che riguarda l'equilibrio dei poteri negli stati a diritto costituzionale. È l'esecutivo da un lato e il giudiziario dall'altro, che entrambi applicano il potere legislativo. Secondo, il ruolo del potere politico. Karl Popper, il teorico della società aperta, ci spiega che una società aperta è libera e tollerante verso qualunque cosa, verso qualunque religione, qualunque idea politica, qualunque pensiero. Ha un solo limite, la società aperta. Non si può essere tolleranti con gli intolleranti. Non so se questo, diciamo, vi richiama qualcosa. E sempre per quanto riguarda il ruolo del potere politico, la dimensione fondamentale, formidabile, della ragion di Stato, per cui ci sono notizie che non possono essere rivelate per non minare la sicurezza dello Stato, che è il bene supremo per i cittadini. La terza dinamica riguarda la crisi della democrazia. Come è noto, la democrazia è una ideologia. È un'ideologia come il comunismo, come il fascismo, come il nazismo. È un'ideologia
come tutte le ideologie dei diritti. E questo non è il mio un giudizio politico, moralistico, etico, è un giudizio tecnico, perché così com'è la democrazia non funziona. E non è che non funziona non solo in Italia, ma nella gran parte dei paesi del mondo. Già alla fine dell'Ottocento la crisi della democrazia sembrava irreversibile, e non a caso, per contrastare la deriva dell'inefficienza della democrazia, abbiamo avuto il fascismo e il nazismo, cioè dei rimedi peggiori del male. E non a caso Aristotele ce l'aveva spiegato, che ogni forma di governo ha la sua degenerazione. Come la monarchia degenera nella piramide, l'aristocrazia nell'oligarchia, la democrazia degenera nella demagogia. Oggi la chiameremmo populismo, solo che si invertono i termini. Noi chiamiamo populisti coloro i quali sono il frutto del populismo, che invece è quello degli altri. Mi spiego. I populisti sono coloro i quali, partiti tradizionali, gestiscono il potere in maniera tale da creare queste altre derive. Quindi noi parliamo di, confondiamo le cause con gli effetti. Allora, il problema della democrazia, si dice spesso che o è un problema di regole o un problema di persone. Luigi Manzella, un eminente giurista, vicepresidente emerito della Consulta, ha scritto un libro molto interessante che si chiama Debole di Costituzione, dove spiega, per le ragioni totalmente opposte di quelle che si discutono al referendum, dove spiega che la Costituzione italiana va profondamente innovata, non solo nella seconda parte, ma anche nella prima. Non vorrei aprire dei dibattiti molto controversi come quelli relativi all'articolo 1. L'altra notte, non so voi, io dormo poco, ho visto una trasmissione con Franco Berardi, Bifo, che era uno dei protagonisti degli indiani metropolitani a Bologna nel 77, l'anno prima era a Radio Futura, a Radio Città Futura, era stato arrestato come fiancheggiatore delle Brigate Rosse. Ci furono una serie di manifestazioni in piazza proprio per chiedere la sua libertà. Ebbene, lui si è approfondito nel corso degli anni il tema del salario, il tema del lavoro. Allora lui spiegava, guardate, che quell'ora et labora ormai non esiste più, perché di lavoro non ce n'è più bisogno. Perché di fronte al processo graduale, costante, continuo di innovazione e della presenza dei robot, e si sta innovando e cambiando tutto. Tra l'altro, diceva Bifo, e tra l'altro questo dibattito negli Stati Uniti è da anni che si porta avanti, in Italia da poco, c'è un libro di Stagliano, Al posto tuo, pubblicato da Einaudi, molto interessante. E diceva, se noi mettessimo in atto le innovazioni tecnologiche di cui disponiamo domani mattina, il 50% di quello che chiamiamo lavoro scomparirebbe. Quindi stiamo parlando di altro. Quindi noi basiamo su cose di cui non cioè parliamo di una realtà che è già superata. Avete presente quelle stelle che sono nel cielo? Beh, noi le vediamo, ma quelle stelle, caro Don Antonio, non ci sono, sono spente. Quindi noi interpretiamo la realtà con dei metri, dei parametri che sono assolutamente superati. Allora, quindi il tema non è le regole dal mio punto di vista, il tema sono le persone, perché noi possiamo avere le regole migliori del mondo, però se vengono applicate in maniera sbagliata non abbiamo conseguito nulla. Tanto più che nel nostro paese, questa è un'analisi molto lucida di Giorgio Galli, nel suo per suo ultimo libro, perché Giorgio Galli ha 85 anni ma scrive libri a più non posso, ne stiamo scrivendo tra l'altro uno insieme, speriamo di pubblicarlo a febbraio, dice, questo libro si chiama Il golpe silenzioso e dice, guarda, in Italia da qualche decina d'anni ha preso il potere una borghesia burocratico-parassitaria e finanziaria speculativa che non è né di destra né di sinistra. Gli scontri avvengono all'interno dello stesso schema, in uno schema che vede la corruzione come asse portante del sistema,
cioè la corruzione, un elemento strutturale della società. Questa è un'analisi che fa il più importante politologo del nostro paese. Dopo questa premessa affronterò questo tema molto brevemente dal lato intelligence. Come sempre si parte dalle parole, perché le parole vengono prima dell'immagine. È stato sempre così. Ma dato che noi oggi viviamo in una società capovolta, interpretiamo in senso contrario. Avete tutti letto, avete sentito qualche volta la parabola di Cristo dell'ultima cena. Dopo l'ultima cena Cristo va nell'orto degli ulivi, va nella collina del Getsemani a pregare. Là ci sono i pretoriani romani che lo devono arrestare, ma i pretoriani romani non lo conoscono, per cui Giuda si deve avvicinare e lo bacia, per cui il famoso bacio di Giuda, per identificarlo ai pretoriani che lo devono arrestare, perché prima era arrivata la parola Gesù Nazareno, re dei Giudei, dopo era arrivata l'immagine. Quindi prima viene la parola e dopo viene l'immagine. Allora, intelligence deriva da interleggere, non come erroneamente scritto in alcuni siti istituzionali, intus leggere. Questo me l'ha spiegato, per la verità, me l'ha spiegato Tullio De Mauro, per cui me l'ha spiegato Tullio De Mauro, che è diciamo, uno dei più eminenti linguisti italiani. Allora, interleggere da unire, legare, collegare insieme, cercare di mettere insieme elementi distinti e diversi. L'intelligence quindi è una facoltà tipicamente umana, perché ha a che fare con l'intelligenza, ha a che fare con la razionalità, ha a che fare con la logica. L'intelligence è un metodo per tutti, non è una brutta parola come ci hanno fatto credere alcune teorie ideologiche nei decenni passati, è un metodo per tutti. Bill Gates, in un suo libro che si chiama Business alla velocità del pensiero, scrive: ho una certezza semplice ma incrollabile, il successo di una persona o di un'azienda dipende esclusivamente da come si raccolgono, analizzano e utilizzano le informazioni. Sapete questo che cos'è? È il ciclo dell'intelligence, la raccolta, l'analisi, l'utilizzo. Allora, questo è un metodo di cui abbiamo bisogno tutti, ne abbiamo bisogno come Stati, per garantire il benessere e la sicurezza nazionale. Ne abbiamo bisogno come imprese, per cercare di solcare i venti impetuosi della globalizzazione. Ne abbiamo bisogno come persone, perché noi dobbiamo difenderci dalla società della disinformazione imperante. Quindi noi siamo bombardati da informazioni che ci inducono a fare l'opposto di quelli che sono i nostri interessi, in modo che noi diventiamo degli utili consumatori e dei docili elettori. Quindi questa è la dimensione, la pista interpretativa che cerco di seguire. E queste informazioni a cosa servono? Servono per decidere. Ma se noi pensiamo a come decidiamo, ne decidiamo spesso in modo approssimativo. Voi sapete che non esiste il premio Nobel per la psicologia, esiste però il premio Nobel per l'economia. E il Herbert Simon è uno psicologo che ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 1978 con la teoria delle decisioni a razionalità limitata. Lui dice che noi assumiamo decisioni in modo sufficiente e mai in modo ottimale, perché ciascuno di noi quando decide ha sempre tre limiti. Uno, non ha le informazioni complete per decidere. Secondo, ha dei limiti razionali, dei limiti di carattere cognitivo. Noi utilizziamo, sì e no, il 5-10% del nostro cervello, a volte neanche quello. E il terzo limite sono i tempi delle decisioni, che sono inevitabilmente limitati. Quindi sulla base di questi tre presupposti la decisione non è mai ottimale. Quindi questa è la teoria di Simon. Allora, l'intelligence ci aiuta a essere contemporanei, a superare la complessità di questo tempo. Ce lo spiegano sempre gli economisti. Quando aumenta la complessità, noi abbiamo due strade a disposizione: o diminuiamo la complessità interna o andiamo a selezionare la
complessità esterna. Quindi all'interno sarebbe un delirio, e all'esterno quale metodo, di quale metodo noi disponiamo? Noi disponiamo del metodo dell'intelligence, che è quello della selezione delle informazioni, che è il metodo che voi nella vostra professione fate costantemente. Cioè, voi fate intelligence senza saperlo, perché il metodo che voi utilizzate, che tutti noi utilizziamo quando dobbiamo inquadrare un fenomeno, individuare i fatti, selezionare quelli rilevanti e poi comunicare quelli che ci sono utili per sostenere le nostre tesi, è un lavoro di intelligence, quindi di selezione delle informazioni. E allora è importante allora essere contemporanei, perché essere contemporanei non è semplice. Ce lo spiegava caro Gustav Jung, dice: i contemporanei saremo quasi tutti un migliaio, perché tutti gli altri vivono in epoche assurde, disperate. Quindi essere contemporanei è difficile, ma lo strumento dell'intelligence ci può fare avvicinare allo scopo. Allora, la seconda parte, il rapporto tra intelligence e magistratura. Ora, i servizi non sono uno Stato nello Stato, non sono un governo invisibile, non sono l'altro lato della Luna. Gli intelligence rispondono a leggi della Repubblica, nel nostro caso, della 801 del 77 e poi, dopo 30 anni, la legge del 77, la 124. Allora, il rapporto tra intelligence e giustizia è complesso e accidentato. Secondo alcuni, quindi in pratica, in teoria, dovrebbero essere pareti stagne, cioè nessun tipo di contatto possibile tra intelligence, che risponde al potere politico, e la magistratura, che rappresentano poteri differenti, che si devono controllare a vicenda. Come sapete, spesso non succede così, però la teoria di Montesquieu ci invita a questa riflessione. In pratica, le interrelazioni sono numerose, attraverso due profili. La prima è l'indagine con i servizi, che è disciplinata da anche una serie di leggi, nel 1986, la 486 del 15 novembre dell'88, che riformula la legge relativa all'istituzione dell'alto commissario della lotta alla mafia, che era stata emessa nell'82, subito dopo l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, che era un militare che ha utilizzato l'intelligence con grande intelligenza. E in questa occasione, in questa riformulazione della legge nell'88, il SISD viene autorizzato a riferire notizie che riguardino la criminalità organizzata alle autorità giudiziarie. Il secondo aspetto è le indagini sui servizi, e questo è il tema più caldo, quello più rilevante dal punto di vista storico, politico e culturale, e che ha riguardato i comportamenti illeciti dei singoli esponenti. Non so chi di voi si occupa, diciamo, appassionato di storia politica italiana, oppure dei cosiddetti presunti misteri della Repubblica, ma il SIFAR era il servizio di informazione delle forze armate, e che è stato diretto dal 55 al 62 da Giovanni De Lorenzo, che era un generale dei carabinieri. Sotto questa gestione si verificarono due fatti: uno, la schedatura di tanti uomini politici, esponenti della società, 157.000 fascicoli, secondo le indagini successive, molti dei quali non andavano schedati, e poi il cosiddetto piano solo, che vede tra l'altro anche la presenza di Aldo Moro. Il piano solo, un cosiddetto tentativo di colpo di Stato che De Lorenzo voleva promuovere per cercare di bloccare l'apertura al Partito Socialista nella fase del centrosinistra nei primi anni 60, e che poi non ha prodotto inchieste giudiziarie se non la denuncia di De Lorenzo a Scalfari e agli Annunzi,
Scalfari, direttore dell'Espresso, gli annunzi che aveva scritto l'articolo, che avevano denunciato questo presunto golpe. In primo grado Scalfari e gli annunzi vennero condannati. Poi la querela fu ritirata sul letto di morte da parte di Lorenzo, che non volle vedere né agli annunzi né a Scalfari. E ci fu una commissione parlamentare d'inchiesta, quindi la magistratura si occupò della vicenda, però dal lato del denunciante, non dal lato di chi, secondo l'articolo, aveva ordito la trama. Il SIFAR, dopo queste vicende, viene sciolto e nasce il SID, Servizio Informazione e Difesa. Nel periodo del SID si verifica il cosiddetto golpe borghese, organizzato da Junio Valerio Borghese, il mitico comandante della decima massa, che è un colpo di Stato, diciamo che organizzato con i forestali, cioè non si era capito bene se avevano occupato i sottoscala del Ministero degli Interni, cioè non si è capito granché su questo. Qualcosa ci fu, però più una cosa simile ai film di Fantozzi che a qualcosa di organizzato in maniera militare, come dovrebbe essere un colpo di Stato. E sempre durante il periodo del SID, che cosa succede? Viene arrestato nel 64 il capo del SID, il generale Vito Miceli, nel 64 per una presunta sostegno all'organizzazione eversiva di estrema destra La Rosa dei Venti. Nel 1984 Vito Miceli è stato assolto in formula piena. Sempre durante questo periodo si verifica la strage di Piazza Fontana a novembre del 1969. Ancora ad oggi non abbiamo chiari con grande precisione chi sono i colpevoli, quindi l'inizio della strategia della tensione. Ancora oggi, a distanza di decenni, non abbiamo un quadro chiaro di quello che è avvenuto. Nel 77, in pieno periodo terroristico, nel clima di guerra fredda e in una fase di compromesso storico, nasce la prima legge sui servizi. Viene promosso dal ministro degli interni Francesco Cossiga la legge 801 del 77. Quindi i servizi si creano due branche, una per l'interno e una per l'estero, il SID e il SISM, coordinate da un organismo centrale che si chiamava CESIS. Subito dopo la legge sui servizi si stavano ristrutturando, organizzando, c'è la pagina più oscura della nostra Repubblica, che è il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro, del presidente della Democrazia Cristiana, il giorno in cui il Parlamento avrebbe dovuto votare la fiducia al gabinetto Andreotti. Successivamente, per quanto riguarda il SID, viene diretto da un prefetto, dal prefetto Riccardo Malpica, dall'87 al 91, poi diventa prefetto di Torino, poi assume responsabilità al Ministero degli Interni. Nel 1993 viene arrestato per l'utilizzo dei fondi del SID. Alla fine di un processo durato molti anni, lui viene condannato soltanto per reati minimali, non relativi all'utilizzo dei fondi. Il SISM viene investito dalla bufera Abu Omar, l'imam che viene rapito a Milano dagli agenti della CIA nel 2003. Nel 2006, per questa vicenda, viene arrestato il vice direttore del SISM, Marco Mancini, nel 2006. 8 anni dopo, nel 2014, viene assolto con formula piena in Cassazione. E gli agenti della CIA coinvolti in questo rapimento sono stati graziati in due tempi da due diversi presidenti della Repubblica. Ci sono altre due fattispecie interessanti. La prima è la P2, la seconda è Gladio. Nella lista P2, che venne ritrovata a Castiglion Fibocchi il 17 marzo del 1981, non so voi, ma io sono superstizioso, quindi il 17 marzo, 17 porta male. Ho fatto un po' di tempo il sindaco nella mia comunità, quando abbiamo rifatto
i numeri civici, ho eliminato tutti i 13 e i 17, non si sa mai, quindi Don Antonio ci perdonerà, ma dico, sa, queste cose. Allora, il 17 marzo a Castiglione Pibocchi viene trovata una lista con 962 nomi, tra questi i capi in carica del SISMI e del SISD, il generale Giuseppe Santovito e il generale Giulio Grassini, poi l'ultimo direttore del SIFAR, il generale Giovanni Allavena, poi il capo del controbionaggio del SID, il generale Gennadio Maletti, poi il direttore del SID, il generale Vito Miceli. Quindi praticamente c'erano tutti. Si disse pure che c'era il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma poi è stato smentito anche attraverso gli sceneggiati televisivi che sono stati poi fatti successivamente. Il fratello c'era sicuramente, il generale Romolo Dalla Chiesa. E Gladio, che cos'è? Gladio viene individuato dal giudice Felice Casson, poi candidato nel 2005 a sindaco di Venezia contro Cacciari, non riesce a prevalere, nel 2006 viene eletto deputato e da allora è ancora in Parlamento. Mentre lui indagava nella strage di Pepeano del 1972, che era stata organizzata da Ordine Nuovo, aveva comportato 3 morti e 2 feriti gravi, per esigenze istruttorie si imbatte in questo raggruppamento che era Gladio, che era un esercito paramilitare che era frutto di un'alleanza NATO e doveva allertarsi in occasione di un'eventuale invasione sovietica da parte nel nostro paese. Teniamo conto che questo accordo NATO avevano aderito tutti i paesi dell'alleanza e in tutti i paesi questa organizzazione esisteva. Quindi per esigenze istruttorie, questa rete Gladio che faceva parte del progetto Stay Behind e viene comunicata l'esistenza da Andreotti in Parlamento nel 90 e poi successivamente le lettere di scioglimento, di congedo ai gladiatori, che allora erano 622, vennero firmate dall'ammiraglio Martini, direttore del SISMI. Allora, gli esiti giudiziari finali di queste due vicende che hanno comportato la caduta di governo, la lista P2 ha portato alla caduta del governo Forlani, cioè il caso Gladio ha provocato tensione, scombussolamenti, anche in parte l'impeachment del presidente Francesco Cossiga. Queste due vicende come si concludono? Quali sono gli esiti giudiziari? Se fino a che punto l'esito giudiziario risponda alla realtà, però è una verità ufficiale, formale. Con le sentenze definitive ci dicono che la P2 non era un'associazione sovversiva, e Gelli è stato condannato solo per aggiotaggio, Gladio era un'organizzazione legale creata con accordi all'interno della NATO e relativi alla sicurezza del patto atlantico. Allora, quindi un rapporto veramente controverso quello tra magistratura e servizi. Ricapitolando, nel 74 viene arrestato un capo dei servizi in carica, Vito Miceli. Nel 2006 viene arrestato un vice direttore dei servizi in carica, Marco Mancini. Nel 1981 Grassini, direttore del SISD, e Santovito, direttore del SISD, si trovavano nella P2, si dimettono. Nel 93 viene arrestato Malpica. Mentre erano in carica, vengono inquisiti Mario Mori per la presunta trattativa con la mafia e viene inquisito anche Niccolò Pollari, sempre per la vicenda di Abu Omar, entrambe le vicende assolti. Quindi vediamo come questi elementi però provocano tensioni, dubbi, incertezze all'interno delle istituzioni del nostro paese. Nessuno lo ha mai fatto, però occorrerebbe verificare, se avremo tempo, se trovo qualche bravo ricercatore potremmo farlo, Robertina, cioè se gli esiti delle indagini sui singoli esponenti dei servizi sono stati coerenti con le indagini avviate.
quando, chi sono stati gli inquisiti e come sono andati a finire poi i procedimenti giudiziari. Censimento che per mani pulite è stato fatto, lo ha compiuto il Piercamillo Davigo insieme con Grazia Mannozzi in un libro del 2007 che si chiama La corruzione in Italia, ed è molto interessante vedere quanti sono stati gli inquisiti e quanti sono stati i condannati in via definitiva. È molto interessante analizzare questi aspetti. Un ultimo passaggio prima di andare alla fine è quello tecnico ma fondamentale degli archivi. Cosa sono gli archivi? Gli archivi sono le informazioni che tutti gli agenti dei servizi e i centri dei servizi raccolgono e che poi confluiscono nei rispettivi archivi, prima nel SIPA, poi nel SID, poi nel SISD e nel SISMI e adesso nell'AISE e nell'AISE. Allora, negli archivi ci sono documenti che sono coperti dal segreto di Stato. Prima, nella legge originale dell'801 del 67, il segreto di Stato era illimitato. Con la nuova legge, la 124 del 2007, si prevede 15 anni come termine massimo, può essere ampliato massimo fino a 30, però il Presidente del Consiglio lo può rimuovere in qualsiasi momento, quindi il segreto di Stato. C'è stata una direttiva di Prodi nel 2008 che ha declassificato, cioè ha reso consultabili i documenti, e una successiva di Renzi nel 2015. I documenti che sono stati declassificati, bisogna poi verificare se ci sono tutti, bisognerebbe poi guardare in effetti che c'è, sono stati consegnati all'archivio centrale dello Stato, dovremmo trovare qualche ricercatore che poi può andare ad esaminarli uno per uno, riguardano questi eventi. Piazza Fontana, il treno di Giorgio Tauro del 1970, la strage di Pepe Amo del 72, quella alla questura di Milano del 73, c'era Rumoro, Presidente del Consiglio presente, Piazza della Loggia a Brescia del 74, l'Italicus, il treno Italicus del 74, Ustica dell'80, Bologna, la strage di Bologna dell'80, quindi sono pagine fondamentali nella storia della Repubblica per capire quello che è realmente avvenuto all'interno del nostro Stato. La legge 124 del 2007, sarò rapidissimo, pone due innovazioni fondamentali. La prima riguarda le garanzie funzionali, cioè la possibilità che hanno gli operatori dei servizi di trasgredire la legge in presenza però di predeterminate autorizzazioni da parte degli organismi politici. Ovviamente si può violare la legge, tranne ovviamente non esiste la licenza di uccidere. Sempre in questo quadro vengono previste le intercettazioni preventive. Ora guardate, i servizi per fare le intercettazioni si devono rivolgere al giudice e il giudice deve autorizzare attraverso delle procedure riservate, ma è il giudice che autorizza i servizi per intercettare. Ebbene, nel 2013 il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, che è il magistrato, l'unico titolato a consentire queste intercettazioni preventive, cioè in assenza di procedimenti giudiziari, ha comunicato che le intercettazioni preventive per l'intero anno 2013 sono state 12, cioè un numero che praticamente non riesce a scovare neanche un ladro di pollice, con 12 intercettazioni preventive per tutto il mondo dei servizi. Quindi bisognerebbe esaminare questi aspetti. Allora, andiamo alla parte finale. Ora, il rapporto è indispensabile tra servizi e intelligence e magistratura. E bisogna basarlo sulla reciproca collaborazione, sul bilanciamento tra l'interesse della giustizia e quello della tutela della sicurezza dello Stato. Da questa relazione che ho svolto in parte, lo spunto è stato in una conversazione a Catanzaro, vedo l'avvocato Maletta che è stato tra gli organizzatori delle pari opportunità dell'ordine di
degli avvocati di Catanzaro del 22 di giugno, cioè diventerà poi un pamphlet, perché ho riflettuto poi su questi argomenti, perché mi sembra utile dare una riflessione su un tema di grandissima attualità. Ora, perché è indispensabile questo rapporto? Perché per contrastare il terrorismo e la criminalità è fondamentale l'azione dei servizi, che già operano all'interno del Comitato d'Analisi Strategica Antiterrorismo, che risale al 2002, dove si confrontano le forze armate, la magistratura, gli organismi politici e anche l'intelligence, e poi anche nel Consiglio Generale per la Lotta alla Criminalità Organizzata, che è stato fondato nel 91. Quindi in questi ambiti c'è un confronto. Allora, perché? E vado veramente alla conclusione. Perché è fondamentale questo confronto? Perché nella società contemporanea noi stiamo assistendo all'emergere di una simmetria profonda tra Stato e antistato. Edgar Werterbach, capo dei servizi segreti tedeschi, nel 1999 scrive che il XXI secolo sarà segnato da una lotta senza quartiere tra stati legali e poteri criminali. Ebbene, guardate questa simmetria come si dipana, come si articola. La prima riguarda l'organizzazione. Gli stati sono delle burocrazie e rispondono alle minacce terroristiche e criminali e in modo burocratico, con un'organizzazione verticale e che richiama quella degli eserciti, quella delle fabbriche, quindi una risposta verticale, no? Per andare ad assumere le forze dell'ordine, un carabiniere, un finanziere, un poliziotto, dobbiamo fare un concorso. Per dotarci di tecnologie dobbiamo fare una gara d'appalto. Quindi è evidente che argomenti del genere nelle organizzazioni criminali, nelle organizzazioni terroristiche non hanno problemi di questo tipo. Quindi per quanto riguarda l'organizzazione, l'organizzazione terroristica, l'organizzazione criminale è un'organizzazione invece orizzontale, cioè è orizzontale, molto più snella, molto più semplice. Secondo limite, le leggi. Lo Stato esiste perché fa le leggi e per primo le deve rispettare. Cominciare da quelle che tutelano la vita, e mentre le organizzazioni terroristiche e quelle criminali non hanno problemi di questo tipo. Terzo, problema del territorio, della barriera, cioè gli stati operano all'interno di un territorio definito, non così le organizzazioni criminali e terroristi. Avete visto gli attentati a Bruxelles, vengono organizzati in uno stato, finanziati in un altro, promossi in un altro ancora ed eseguiti in un altro. E con quale legislazione di contrasti? Con quale forza dell'ordine? Con quale magistratura? Quindi è evidente che c'è una simmetria profonda, così come quella delle risorse. E gli stati hanno risorse limitate, ve lo dicevo, hanno fatto il concorso, i tagli lineari, il debito pubblico. Quindi ci sono questi aspetti. A volte le organizzazioni terroristiche e criminali non hanno problemi di risorse e attraverso questo corrompono gli uomini dello Stato, e quindi vediamo che è una lotta complessa e difficile. Per non parlare della simmetria più grande, quella che sta alla base di tutto, che è la simmetria relativa all'individuazione delle classi dirigenti. E come avvengono, come vengono individuate in democrazia le classi dirigenti? O attraverso le elezioni, o attraverso i concorsi, in maniera burocratica. Le elezioni che sono segnate sempre di più da una deriva mediatica, perché noi consideriamo un bravo statista chi sa parlare per 2 minuti consecutivi in televisione, poi quello magari lo mette a spostare un bidone, non è in grado di farlo. Cioè noi identifichiamo uno statista con chi sa fare una dichiarazione in TV, non è assolutamente così. Mentre come vengono individuate le elite criminali e terroristiche? In base all'efficienza dell'organizzazione. Per cui se uno là non vale, o viene arrestato o viene ammazzato. Quindi nel confronto tra le elite democratiche scelte in modo così, diciamo, approssimativo, e le elite terroristiche e criminali che seguono un altro criterio, nel confronto, secondo voi, chi prevale? E allora dobbiamo comprendere
per andare alla conclusione, che oggi l'attenzione politica e mediatica è tutta concentrata sul terrorismo. Però, come scriveva Claire Sterling in un libro del 94, giornalista americana che viveva in Italia, a Firenze, uno dei suoi ultimi libri del 94, quindi in una fase di globalizzazione nascente e intergovernativi, ufficiali e ufficiosi, è stata posta in essere per combattere il terrorismo. Si è andati al di là delle politiche e delle frontiere nazionali, si sono accorpate risorse, si sono condivise informazioni estremamente importanti. La paura del terrorismo può portare a tanto. Dobbiamo solo capire che la mafia e i suoi alleati sono i più pericolosi terroristi del nostro tempo. E allora altissimo è il livello del pericolo, che purtroppo è destinato ad aumentare. E indispensabili sono le azioni internazionali degli Stati. C'è bisogno di regole. Però prima questo deve avvenire a livello nazionale, perché intelligence e magistratura devono passare dalla diffidenza reciproca alla collaborazione necessaria. Uno dei primi studiosi che si è occupato di intelligence in modo scientifico nel nostro paese si chiama Francesco Sidoti, è un sociologo che ha fondato all'Aquila il corso di laurea di scienze dell'investigazione. Ebbene, ha scritto un libro fondamentale che si chiama Morale e metodo dell'intelligence, e lui dice che la finalità ultima dell'intelligence è quella di salvare vite umane. Questa è la finalità ultima. Quindi le informazioni per salvare vite umane. Ebbene, voglio concludere a questo riguardo con quello che c'è scritto nel libro sacro degli ebrei, il Talmud, che ci ricorda che chi salva una vita salva il mondo intero. E credo che l'intelligence può validamente concorrere a raggiungere questo obiettivo. Grazie per avermi ascoltato. Che un po' rimane però, perché poi tutti questi procedimenti giudiziari non ti rassicurano molto, se non in questa conclusione che poi tu trai, che ci fa capire che l'intelligenza è assolutamente e straordinariamente importante. Credo che la cosa più importante sia quella di farla funzionare nella maniera migliore, e quello che succede in Italia purtroppo giornalmente, ciclicamente, sono tutti questi scandali continui, questi procedimenti che poi dopo 20 anni, scemando l'interesse mediatico, eccetera, forse spesso vengono anche messi a tacere. Quindi non abbiamo neanche la certezza che tutti questi procedimenti conclusi con le assoluzioni siano veramente processi che siano finiti come dovevano finire. Però la sensazione è che ci sia oggi molta, molta necessità dell'intelligenza, ormai ce l'abbiamo tutti quanti, però dobbiamo dire che dovrebbe funzionare in una maniera un po' diversa. No, ti dici. Certo. Allora, diciamo un argomento: perché nel nostro paese finora non si sono verificati attentati terroristici gravi? Allora, le ragioni sono diverse, me lo spiegavano proprio alcuni esponenti dello Stato e alcuni esponenti dei servizi. Allora, la prima: noi non abbiamo gli immigrati di terza e quarta generazione, come sono in Belgio, come sono in Olanda, come sono in Francia. Voi sapete bene che Rotterdam e Amsterdam, due grandi metropoli europee, già oggi mentre stiamo parlando sono a maggioranza musulmana. Bruxelles lo diventerà tra breve. A giugno è stato eletto il sindaco di Londra, deputato laburista musulmano, che molto intelligentemente ha svolto un primo incontro in una chiesa anglicana. Quindi per dire come là il meccanismo di multiculturale e sta dando esiti meno devastanti di quello che sta accadendo in Francia, dove si è cercato di realizzare l'integrazione nel nome della laicità. Allora, la necessità di un'intelligence è fondamentale, perché noi abbiamo un'esperienza che gli altri stati in gran parte non hanno, quella del terrorismo politico, degli anni 70
fino agli anni Ottanta e che ha tenuto impegnate le forze dell'ordine e anche le strutture di intelligence. Quindi noi, soprattutto alcuni reparti specializzati dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia. Quindi abbiamo una, diciamo, una retroterra culturale di contrasto molto importante, così come il contrasto alla criminalità. Ce lo diceva l'altra volta pure il giudice Gratteri, in tanti paesi del resto del mondo non hanno idea su come contrastare la criminalità organizzata. No, in Italia, per le ragioni storiche e le vicende che conosciamo, abbiamo sviluppato queste attività di contrasto che sono più evolute rispetto al resto. Ma quindi l'intelligence c'è. Ora, la verità processuale. Ho letto quando è morto il grande maestro Falzea, Angelo Falzea, dice la giustizia è troppo in alto e quindi non è difficile che possa essere conseguito, come dicevano i contadini, dice il Dio è troppo in alto e lo zar troppo lontano, la giustizia è così. Però la verità processuale è questa, cioè la verità processuale è che i vertici dei servizi, quando sono stati coinvolti, poi l'esito finale è stato quello che gli atti giudiziari dicono. Se Gelli è stato condannato per aggiotaggio, è stato condannato per aggiotaggio, quindi non possiamo dire che è stato condannato per attentato alla Costituzione della Repubblica, quindi cioè, è stato condannato per questo. Cioè, allora, gli aspetti allora, su cui noi dobbiamo centrare l'attenzione, perché come diceva Oscar Wilde, il vero mistero del mondo non è l'invisibile, è il visibile il vero mistero del mondo. Cioè, allora, tanto più che le cose che abbiamo davanti non li prendiamo mai in considerazione. No, quello che abbiamo sotto gli occhi non lo consideriamo. E la realtà qual è? E noi abbiamo bisogno di chi all'interno dello Stato identifichi il senso dello Stato e possa raccogliere informazioni per poterle poi utilizzare a questo fine. Sempre Giorgio Galli ha una teoria che può essere controversa, ma è una teoria interessante, e dice i servizi, e Galli non è certo un guerrafondaio o può essere tacciato di essere un reazionario o un conservatore. Giorgio Galli dice che i servizi sono uno strumento che non è una quinta colonna uno strumento che opera con sovranità limitata, ma sono delle strutture che servono per stabilizzare il potere democratico, qualora il potere democratico non è in grado di scegliere o non ha il sufficiente consenso per potersi legittimare di fronte ai cittadini. Quindi una funzione totalmente opposta di quella che è la teoria ideologica del doppio Stato che alcuni storici hanno costruito all'interno del nostro Paese, ha dettato la linea nel dibattito politico, culturale, istituzionale del nostro Paese. Quindi una cosa totalmente opposta. Cioè, quindi i servizi come elemento che stabilizza la democrazia, cioè non come elemento che la destabilizza. Questo è il punto di vista di uno studioso, cui ovviamente ci sono, si oppongono teorie di carattere diverso. Per le modalità operative dell'intelligence è evidente che ci si muove in un terreno d'ombra, in una zona sospesa. Teniamo conto però che l'intelligence è uno strumento conosciuto dalla notte dei tempi. La prima testimonianza letteraria che abbiamo l'abbiamo addirittura nel libro dei libri, nella Bibbia, dove nel 13° libro dei Numeri Mosè, come Don Antonio ci insegna, manda gli esploratori nella terra di Canaan, 12 esploratori, 12 quante le tribù di Israele, nella terra di Canaan per verificare se c'erano le condizioni adatte per l'insediamento del popolo eletto. Quindi parte da là, quindi l'esigenza di avere informazioni preventive, così come tutti gli stati, durante tutte le epoche della storia dell'uomo, hanno utilizzato i servizi di intelligence. E adesso tutti gli stati, oggi, tutti hanno i servizi di intelligence. Vuol dire che è uno strumento che è indispensabile per garantire la sicurezza nazionale. Quindi questo per quanto attiene alle modalità operative. Per quanto invece riguarda le garanzie funzionali previste nella legge del
2006, teniamo conto che le forze di polizia una specie di garanzie funzionali le avevano molto prima degli operatori dell'intelligence, e gli operatori dell'intelligence devono rispettare assolutamente la legge in tutto e per tutto, solo in casi specifici in cui vengono preventivamente autorizzati su proposta del direttore del rispettivo servizio e con il visto del Presidente del Consiglio, che è il capo dei servizi o l'autorità delegata, il sottosegretario con la delega specifica, possono compiere delle azioni che violano le leggi, possono violare il domicilio, possono raccogliere informazioni in maniera illegale, e però sempre salvaguardando il rispetto della vita umana e l'integrità della persona. Quindi questo la legge lo prevede chiaramente. Quindi ci sono delle procedure, ovviamente si sconoscono i numeri e quante sono state e a che riguardo, se sono state concesse le garanzie funzionali agli operatori dei servizi. Quindi è questo l'aspetto, anche perché prima di questa legge sono stati casi in cui gli operatori dei servizi, per intercettare dei terroristi, hanno messo sotto controllo il telefono e quindi, violando la legge, sono andati sotto processo, e i direttori dei servizi sono stati costretti a invocare il segreto di Stato, perché rilevare questa notizia avrebbe poi comportato la conoscenza di altri elementi che avrebbero fatto identificare fonti e quindi anche agenti di paesi alleati, e quindi questi aspetti si è cercato di ovviare in questo modo. Quindi questo è l'aspetto. Su questi temi, per esempio, noi del master che organizziamo all'Università della Calabria, siamo alla sesta edizione, abbiamo partito nel 2007 sotto gli auspici del Presidente Cossiga, affrontiamo questi aspetti e ci parla per esempio di garanzie funzionali o segreto di Stato Giuseppe Scandone, che è diventato da poco, Roberto non so se lo sai, il capo della scuola della polizia, che era il capo di gabinetto di Pollari proprio quando si discuteva della vicenda di Abu Omar, ed è stato un test all'interno dei processi in cui si parlava proprio della posizione del segreto di Stato, quali sono gli aspetti relativi. Quindi sono temi di grande fascino, di grande interesse anche dal punto di vista giuridico. Va bene, qualche altra domanda? Sì, io. Come ha operato? Io sentivo dire che è un campo molto difficile, quindi individuare le fasce di corruzione da cui spesso parte la criminalità organizzata, se per l'intelligence è difficile, se ci sono stati casi, se come si è innestato il meccanismo, se può servire anche, non dico servire, se ci può essere un legame tra l'operato dell'intelligence e l'individuazione di fasce di corruzione dove spesso subdolamente e in maniera invisibile si innesta la corruzione. Per quanto riguarda anche indagini complesse a livello internazionale, e anzi ha ribadito che ha trovato all'interno dei servizi delle professionalità di assoluto livello. Quindi c'è questa forma di collaborazione con risultati estremamente positivi. Un altro dato tu hai toccato, che è quello dei fondi riservati, perché i servizi hanno, per le modalità operative riservate che devono avere, e hanno a disponibilità dei fondi riservati che vengono spesi nell'ambito di attraverso determinate modalità e che quindi consentono una certa operatività, e non sono quindi pubblici ufficiali, perché andare a evidenziare come avviene la spesa significa violare l'operatività, le fonti e i collegamenti che esistono. Quindi c'è pure questo aspetto, e questo poi è un aspetto che nel caso di Malpica ha portato alle degenerazioni che abbiamo visto e che sono state sanzionate dalla magistratura. Chissà se riusciamo, proprio giusto per completare la tua analisi, però se tu mi dici che necessiterebbe una nuova giornata di studio, allora no, io sai che sono sintetico. No, lo dico perché
parlare per esempio dei servizi segreti degli altri. Noi oggi parliamo naturalmente dei servizi regolari, quelli che auspicheremo di poter avere a fianco sempre. Se dovessimo dire invece in poche parole se sono più forti i servizi deviati o i servizi di intelligence regolari e come eventualmente evitare che possa esserci questa forza dei servizi deviati, cosa dovremmo dire? Per essere sintetici, i servizi non sono uno Stato nello Stato, ma discendono da precise leggi della Repubblica. Quindi i servizi non possono essere per loro natura deviati. Deviati possono essere alcune persone, alcuni comportamenti che non rispondono a quelle che sono le finalità della legge. E allora chi devia deve essere punito, ma questo non significa andare a mettere in discussione la validità di uno strumento indispensabile oggi più che mai. Mi pare che con questa conclusione possiamo. Grazie. No, ma intelligenza non è una brutta parola, tanto per cominciare, ma è uno strumento fondamentale di cui abbiamo bisogno tutti, perché è un metodo di trattazione delle informazioni che è utile agli stati per garantire la sicurezza e il benessere nazionale, è utile alle aziende per poter solcare il vento della globalizzazione ed è utile ai cittadini per potersi orientare nella marea della disinformazione imperante. Quindi è uno strumento per tutti. Ed è allora necessario che questa disciplina, così come accade in tante altre università del resto del mondo, possa essere insegnato anche in Italia. Non a caso l'Università della Calabria ha promosso prima del nostro paese un Master in Intelligence che è la sesta edizione e che è nato grazie al sostegno decisivo del Presidente Francesco Cossiga.